tutto pronto per questa partita tra Mingottigan Forest e Papponi. Papponi di regular season, vincitori dell'Europa League. Mingottigan Forest molto rivisitato oggi, vediamo per Riccione, palla in mezzo, Fassina, miracolo subito. Rea prende palla e avanza. L'arbitro ferma. Vediamo il Mingottigan Forest, come ho detto prima, molto rivisitato. Dei titolarissimi abbiamo Fassina e Arnese, poi abbiamo Rea, Russo, D'Agosto, Natale a centrocampo con Nespolino, Del Piano e Arnese in attacco, falso 9. Mentre dall'altro lato abbiamo i Papponi, solita formazione, a porta abbiamo Jenny Perna, capitano, divisa Antonio Abbatiello, Limongello e Jenny Abbatiello, Battipaglia, Perriccione, Vigna, dietro l'unica punta, Aggravio. Momento di break, causa pallone. È tutto pronto qui, dallo Sbordone League Stadium, dal complesso San Rocco. Ricomincia dopo il break. D'Agosto sul lato di sinistra, cerca verticalizzazione, rimpallo, fa riuscire prima Nespolino, poi Abbatiello che con il piede mette fuori, Battipaglia, sbaglia l'appoggio, Fassina. Intervento un po' discutibile, non se l'aspettava questa palla e mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i Papponi, per Riccione sul punto di battuta. Cambio lato del calcio d'angolo, abbiamo Battipaglia sul punto di battuta con il destro. Tra le torri, palla in mezzo, Nespolino mette fuori, Arnese in contropiede, seguito da Gravio. Arnese appoggia una terra di nessuno, contrasto regolare, Nespolino prende palla, verticalizzazione per Arnese che appoggia, Nespolino subito, Jenny Perna para. Questa azione è bellissima del Mingotti che è in contropiede. Rea chiede solo di salire, rimessa laterale, palla in mezzo a cercare Natale, fallo in attacco, punizione per i Papponi. Perriccione prende palla, punta Arnese, poi va dietro a Jenny Abbatiello che passa al fratello Antonio, verticalizza per Limongello che allarga per Battipaglia, ancora dietro per Antonio Abbatiello, alza lo sguardo, cerca verticalizzazione per Aggravio che non ci crede abbastanza, che se la palla era un po' lunga, pallone tra le mani di Fassina che ragiona e passa vicino a Rea subito per Natale. Arnese non controlla magnificamente, Del Piano prende palla per Natale che punta la porta, è stata la Battipaglia, perde palla contro Jenny che con un tunnel supera Natale in progressione, Perriccione supera Rea sul lato di sinistra, rientra, supera ancora, fallo di Rea su Perriccione. Abbatiello batte subito questo calcio di punizione per Limongello, passa subito per Battipaglia, pressato da Arnese, palla e con un rimpallo arriva ad Abbatiello che si accende in area di rigore, pressato da tre giocatori, tutto regolare secondo l'arbitro. Buona! Contropiede, Nespolino, fallo di Battipaglia. Petruccione supera Arnese, torna indietro a Jenny Abbatiello. Di prima largo per Battipaglia. Ragiona, alza lo sguardo, cerca il movimento di qualcuno, allarga di nuovo per Perriccione, stop delizioso, pressato però da Arnese, punta Rea, tenta di superarlo ma rimpallo, fermato da Rea, messa laterale, Perriccione con le mani, cerca Aggravio, lo trova, protegge palla dietro per Abbatiello, fermato da Natale però, e supera Abbatiello, va in progressione Natale, fermato però da Vigna, che recupera palla e si subito in progressione d'attacco, allarga per Aggravio, palla un po' lunga, non riesce a tenerla in campo Aggravio, rimessa laterale per il Mingottigan Forest. Del Piano palla dietro per Russo, con calma i giocatori del Mingottigan, lascia scivolare la palla centrocampo sia i giocatori del Mingottigan sia quello dei Papponi, rimessa laterale per i Papponi, chiama palla a Batiello, stoppa di prima subito per Vigna che non stoppa magnificamente, palla fuori, rimessa laterale per il Mingottigan. Abbatiello recupera palla nella sua metà campo e va avanti in progressione, cerca di superare Natale che lo ferma, recupera palla Rea che avanza, allarga tutto, palla troppo lunga per Arnese che non ci arriva, rimessa laterale per i Papponi. Abbatiello junior con le mani cerca e trova Aggravio che poggia subito ma sbaglia, Nespolino in un primo tempo recupera palla, Rea supera Abbatiello. Vigna in intervento, Rea, poco in mezzo nella terra di nessuno, messa laterale per i Papponi.
L'azione pericolosa del Mignottingham, che però non si conclude. Sia Nespolino sia Rea non riescono a recuperare palla. Il piano parla per D'Agosto, cross in mezzo, non trova nessuno. Del piano prende palla, anticipato però da Limoncello che passa per Battipaglia, che spizza di testa ma regala palla agli avversari. Aggravio sulla fascia, stoppa, fermato però da Natale. Calcio d'angolo per i papponi. Calcio d'angolo, Battipaglia col destro. Sul secondo palo trova Limoncello che non riesce ad impattare bene il pallone. Rimessa laterale per il Mignottingham. Vigna batte subito questa rimessa laterale, parla per Abbatillo. Pressato da Arnese, riesce a recuperare palla a Gravio che torna indietro, commette un fallo Arnese. Punizione per i papponi. Punizione per i papponi, posizione invitante. Abbatillo si incarica della battuta, inquadra la porta. Abbatillo fisca l'arbitro in corsa. Abbatillo, la barriera, Arnese, contropiede. Nel piano si chiama la palla Arnese, viene servito di prima subito per Nespolino, rete, che contropiede del Mignottingham Forest. Azione di Del Piano, Arnese, Nespolino che insacca le spalle di Jenny Perna. 1-0 Mignottingham Forest sui papponi. Ricordiamo il risultato, 1-0 Mignottingham, in gol Nespolino. Battuto i papponi, si trovano nella loro metà campo. Abbatillo Junior perde palla, D'Agosto recupera e perde, guadagna una rimessa laterale Abbatillo Junior. Aggravio, stoppa palla, anticipa però D'Agosto. Natale, ripeto, stoppa in mezzo al centrocampo, smista per Arnese ma anticipa Vigna che avanza, punta la porta, il destro murato da Rea. Nespolino ha cercato la finezza. Abbatillo recupera palla col tiro a giro solito, entra un passaggio per Aggravio, rimessa dal fondo per il Mignottingham. Tieni Perna, larga per Abbatillo Junior, verticalizza per Battipaglia, stop non perfetto. D'Agosto mette rimessa laterale, il Riccione cerca l'imbucata, palla tra le mani di Fassina che fa salire i suoi, la gioca vicino per Russo che alza lo sguardo, la gioca vicino per D'Agosto. Verticalizza per Arnese che supera Battipaglia. Natale, ancora Arnese, fermato da Battiello Junior. Messa laterale per il Mignottingham. Dentro con le mani, Natale non trova nessuno. D'Agosto, scusate, non trova nessuno. Perna gestisce a Battiello, bellissimo lob. Cercare Gravio che in due tempi stoppa. Cerca di superare Fassina che fa protezione e prende la palla con le mani, smistandola per a sinistra per Del Piano che fraseggia con Arnese, subendo fallo, vantaggio. Nespolino con la suola cerca di servire il nuovo Arnese, viene anticipato però da Battiello Junior. D'Agosto con le mani, cambio battuta per Riccione, punta Arnese, allarga per Vigna, si porta avanti il pallone, mette in mezzo Fassina, passò la sfera, gioca vicino per D'Agosto, cerca verticalizzazione per Nespolino che non riesce ad agganciare ma recupera lo stesso palla per D'Agosto, anticipato da Abbatillo Junior che non riesce a tenere la palla dentro, rimessa laterale per il Mignottingham. Tale cerca di verticalizzare ma anticipa Vigna che esce in palleggio, fallo di Vigna su Natale. Gomito alto di Vigna. Punizione da centrocampo per il Mignottingham. Rea sul punto di battuta col destro. Dentro, non trova nessuno. Fondo per i papponi. Abbatillo Junior. Stop. Pestato da Nespolino. Contrasto regolare tra i due, secondo l'arbitro. Signor Collar al garittone. Mongello verticalizza cercando Aggravio. Anticipato però da Russo. Natale si impappina. Riesce a farlo tenere la palla dentro, rimessa laterale per il Mignottingham. Si occupa della battuta Rea e gioca vicino per Natale che di petto ancora per Rea che si coordina
Entra il cross in mezzo, messa dal fondo per i papponi. Natale, cross in mezzo, non va. Messa laterale per Mignottina. Posizione pericolosa per il Mignottina, ma recupera palla Gianni Abbiatello che si accentra in area di rigore, sterza col destro. Rete, il pareggio dei papponi con il solito Gianni Abbiatello che rientra 1-1 per i papponi. Assegno Gianni Abbiatello. Ricordiamo il risultato di 1-1 tra Papponi e Mignottingham. Segno prima Nespolino, poi il solito Gianni Abbiatello. 1-1. Russo, no look a cercare D'Agosto, palla in mezzo, Abbiatello respinge, rimessa laterale. D'Agosto in mezzo. Di battuta che ancora per Mignottina, palla in mezzo a cercare Nespolino. Lasciano scorrere i difensori dei Papponi. La tiene dentro Vigna, non si accontenta della rimessa laterale, subito vuole far partire suoi. Abbiatello, punta Rea, braseggia con Periccione fantasticamente. Periccione nel tiro murato da Russo. Rimessa laterale per i Papponi. Abbatiello. Passaggio per Periccione sulla di destra. Il tiro! La tocca Fassina. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i Papponi. Il solito battipaglia al centro a cercare aggravio. Commette fallo in attacco. Punizione per il Mignottina. Fassina lunga a cercare Nespolino, ma lasciano scorrere. Verticalizza il Periccione che la spedisce in rimessa al fondo per il Mignottina. Del piano centrocampo, palla per D'Agosto, impallata da Abbiatello Junior. Però D'Agosto lunga per Del Piano che lascia scorrere per Nespolino. Abbatiello in copertura. Ancora Del Piano che vince fisicamente questo scontro. Allunga per Nespolino, ma un po' troppo lunga, non riesce a tenerla in campo. Gianni Perna al fondo a cercare aggravio, che perde il tempo e viene anticipato da Russo, che passa per Arnese, che giochicchia a centrocampo. Riesce a darla dietro per Russo, palla per Fassina, in difficoltà, al passaggio di Russo, di prima deve lanciarla a centrocampo. Arnese cerca di proteggerla col fisico, Abbiatello la recupera. Violetta di Abbiatello, che subisce fallo da D'Agosto, punizione per i Papponi. Abbiatello batte subito per Abbiatello che cerca Periccione in mezzo, Fassina esce e fa sua la sfera e fa partire subito Arnese, velocissimo per Nespolino. Scontro fisico con Limangello, palla per Abbiatello che verticalizza per Periccione da solo, supera Natale fisicamente, supera anche Arnese ma è costretto a tornare indietro. Assiste col corpo e subisce fallo, punizione per i Papponi. Mette subito i Papponi a Abbiatello. Vince il contrasto con Natale e conquista una rimessa, un calcio d'angolo. Palla per Battipaglia, fermato da Natale fisicamente, contropiede del Mignottina. Palla troppo lunga per Nespolino. Palla tra le mani di Perna che batte subito, regala la palla a Mignottina. Un rimpallo però Gianni Abbiatello c'è tenta in mezzo per aggravio anticipato però da Natale. Battipaglia, calcio d'angolo per i Papponi, cross in mezzo per Riccione, spalla alla porta, poi di nuovo per Battipaglia che di prima la mette in mezzo, non trova nessuno. Abbiatello, rimessa laterale con le mani per Livangelo, pallone in mezzo, cercare per Riccione, palla a Fassina. Arnese, palla, mezzo, tra le mani di Perna, Riccione sul lato di destra, il tiro, fuori, di poco, ha impensierito Fassina. Laterale per i Papponi, Abbatello Junior con le mani, gioca per il fratello a centrocampo che di prima smissa a cercare aggravio, Rea palleggia un po' troppo, si fa recuperare palla di Abbatello, il tiro, Fassina, dice di no. Rimessa laterale per i Papponi che stanno intensificando le azioni d'attacco rispetto all'inizio dove il Mignottina ha dominato. Vigna con le mani in mezzo per Russo col tacco elegantemente spazza fuori per Nespolino, spalla alla porta in anticipato però da Abbatillo, tenta il numero su Nespolino, palla per Natale che smissa, perde il piano e se ne va su Abbatillo.
Batti ancora del piano, cerca l'imbucata per l'Arnese. Dice Vigna, ancora Vigna, doppia chiusura, perfetta, è molto importante e se ne va sull'auto di sinistra in comprensione con Abatiello. Palla recuperata, passina, cerca Nespolino lungo, non lo trova. Battipaglia soppa di petto, il tiro, fuori. Ci troviamo qui dopo il primo tempo, risultato ancora sull'1-1 di parità. In gol Nespolino per il Mignottingham e il solito Abatiello per i Papponi. Battipaglia, calcio d'angolo, col destro ad uscire, cercare Limongello, anticipato da Rea, subito Abatiello, Junior, palla rimpallata da Gravio. Lunga Limongello, Russo anticipa, Abatiello di testa passa per Nespolino che di tacco alza per Arnese che di testa cerca l'imbucata, non trova nessuno, palla tra le mani di Jenny Perna. La passa a Vigna, palla per Abatiello, che è il numero su, palla per Aggravio, che supera D'Agusto, anticipato però da Rea. Battipaglia il sinistro, la parata di Fassina, poi il pallo e la rete di Petriccione, il sorpasso dei Papponi. Prima la top save di Fassina che butta la palla sul palo e poi il tap-in a porta vuota di Petriccione, 2-1 per i Papponi. Ricordiamo il risultato 2-1 per i Papponi sul Mignottingham. Il gol di Nespolino prima, il pareggio di Abatiello Jenny e poi il raddoppio di Petriccione. D'Agosto con le mani a cercare Nespolino, messa laterale per il Mignottingham. Perna chiede calma ai suoi. Mette la palla a terra e alza lo sguardo a cercare il movimento di qualcuno dei suoi. L'esterno cerca e trova Periccione con lo stop a seguire. Si porta la palla sull'auto di destra. Punta D'Agosto, il rimpallo lo favorisce. Palla ancora per Abatiello, pressato da Natale, si gira. Il tiro, palo di Abatiello. Sfortunato in questa occasione. Si è liberato benissimo Abatiello e ha trovato solo il palo. Nespolino cerca di andare su Limongello, la doppia Vigna che passa dietro per Jenny Perna, cerca il movimento dei suoi, palla per Abatiello, lungo, palla troppo lunga, rimessa laterale per il Mignottingham. Russo parla, palla per Natale che trova il tunnel su Abatiello, prende ancora palla, Russo palla per Del Piano, ma anticipa tutti Abatiello. Sterza sulla di destra, pressato da D'Agosto, rivince in pallo Abatiello, che percussione di Abatiello Junior, ma Fassina dice di no. Calcio d'angolo per i Papponi. Battipaglia così in mezzo, Nespolino anticipa tutti e fa ripartire Arnese che non aggancia. Abatiello, palla dietro per Perna e stoppa la palla, controllo non perfetto, perde palla Jenny Perna. Che errore di Perna che facilita il gol di Arnese. Gol di Arnese. Il pareggio di Arnese 2-2 tra Papponi e Mignottingham. Ma da sottolineare l'errore di Jenny Perna. I Papponi al grave, spizza di testa, palla che va a finire tra le mani di Fassina. Gioca vicino per Natale, di prima per Rea, che elude così il pressing di Aggravio, allarga per D'Agosto, verticalizzando per Rea, per Del Piano, ma che allarga tutto per Natale che stoppa, ma si impampina un po' i piedi, palla rimessa laterale per i Papponi. Vede Mignottingham, Nespolino per Arnese, troppo lunga, esce Jenny Perna che vuole farsi perdonare per l'errore del gol del pareggio. Batillo non riesce a stoppare, l'abbia con se stesso in comprensione tra i due. Jenny messa laterale, Natale con le mani per Russo che stoppa di petto e controlla, palla per Fassina che di prima allarga per D'Agosto, cerca verticalizzazione ma ferma Batillo, rimessa laterale per il Mignottingham. D'Agosto per Arnese che palleggia, se ne va su Battipaglia, uno scontro fisico con Abatiello, non c'è fallo secondo l'arbitro. Abatiello avanza, pressato da, seguito da Nespolino, verticalizzazione per Aggravio, body check tra Natale
è aggravio. Fassina fa correre Russo. Intervento di scivolata di Battipaglia completamente sul pallone. Grande intervento di Battipaglia. Fa ripartire suoi a Batiello. Cerca di verticalizzare Marea, fa buona guardia. E allarga tutto per D'Agosto. Tenta il tiro. È un cross. Batiello mette rimessa laterale. Batiello Junior cerca di andarsene su D'Agosto. Guadagna una rimessa laterale. Palla per aggravio, anticipato però da Rea. Squadra un po' sconsolata, quella dei Papponi, dopo il gol e pareggio del Mignottingham. Palla in mezzo di Abatello Junior, Russo mette fuori. Timongello di testa cerca il suo compagno di squadra. Abbiamo il Nespolino che passa per Arnese in area di rigore, il tiro e il gol di Arnese, la doppietta personale. Solito gol di Arnese, rientra sul destro e la piazza, non poteva nulla, Jenny Perna. Doppietta di Arnese, 3-2 Mignottingham. Ricordiamo il risultato di 3-2 del Mignottingham sui Papponi. Papponi un po' in palla dopo il gol del pareggio del Mignottingham. Di Natale, prende palla, Russo la smissa, ancora Arnese, cerca la verticalizzazione per Spolino, per Riccione in area di rigore avversaria, Fassina, super parata di Fassina che mantiene il vantaggio dei suoi. Messa laterale di Abatiello, palla per aggravio, viene dentro Abatiello, la protegge, fallo, calcio di punizione per i Papponi. Petriccione su punto di battuta, posizione invitante per il destro di Petriccione. Prepara la rincorsa Petriccione, il tiro, la barriera. Messa laterale per i Papponi. Abatiello perde il contatto con la palla, regala la rimessa laterale al Mignottingham. Natale prende palla, passa da Del Piano, finta su Vigna, allarga d'esterno ancora per Natale, scivolata regolare di Battipaglia, rimessa laterale per il Mignottingham. Rea con le mani lungo a cercare Del Piano di testa, parata di Jenny Perna. Perna lungo a cercare aggravio che col corpo protegge su D'Agosto, poi su Russo anche, e guadagna una rimessa laterale importantissima. In mezzo Battipaglia anticipa però Rea, commette fallo. Calcio di punizione per i Papponi, dispone la barriera Ludovico Fassina, Abatiello Jenny, sul punto di battuta, la rincorsa, guarda in mezzo, Abatiello a giro, sul primo palo, non va, palla fuori, rispetto allo specchio e alla porta. Vantaggio per i Papponi, Abatiello, percussione, allarga per Petriccione, controlla la palla, punta il lob per Abatiello che la lascia rimbalzare, se ne va ad agosto, in area di rigore, Abatiello, il tiro in mezzo, Petriccione, svirgola. Palla per Fassina. Arnese viene favorito da un rimpallo. Messa laterale per i Papponi. Abatiello Junior per il fratello che si fa di petto. Russo anticipa tutti. Di petto ancora Vigna che se la porta avanti. Arnese recupera palla. Ancora Vigna. Aggravio. Palla per Petriccione che la alza. Rea di testa. Del Piano prende palla. Anzi, pressato da Petriccione, tiene la palla dentro Del Piano, rimessa laterale per il Mignottingham. D'Agosto con le lungo, cercare Russo, in rovesciata Vigna, fallo, gioco pericoloso di Russo su Vigna. Partita un po' interrotta a causa di un intervento di Russo su Vigna, in acrobazia, che è costato un calcio in faccia a Vigna, l'importante è che è tutto a posto. Abbiamo aggravio che è un po' in ombra questa partita. Del Piano prende palla, Arnese sulla destra, Del Piano il tiro, Jenny Perna, fortunato Del Piano successivamente. Abatiello cerca di agganciarla, la fa scivolare per Riccione, recupera la palla, Natale col corpo, subentra Abatiello, scivolata Natale regolarmente secondo l'arbitro. Vigna la riprende, poi Natale, Battipaglia di testa con la nuca, in realtà Battipaglia subito
Per Battiello che le serve, per Riccione che tenta il tiro, Falsina, stoppa. D'Agosto, Del Piano stoppa magnificamente, passa subito per D'Agosto, cross basso, Rimongello svirgola, alzando un campanile, di testa, Del Piano si addentra in area di rigore, passa, Nespolino non lo trova, Vigna recupera palla e avanza sovrapposizione di Abbatiello, che prende palla, ancora Abbatiello, il tunnel sul russo. Un attimo, Arnese recupera palla, Vigna passa per Aggravio. C'è sulla panchina Carlo. Vediamo Jerome che va a recuperare la macchina fotografica, una gazzella in mezzo al campo. Nel frattempo rimessa laterale per i Papponi, Abbatiello con le mani spizza Aggravio. Mongello per Russo che pensava al tiro e allarga per Nespolino che si gira, gioco di suola, palla per Arnese, il tiro, perna con i piedi, palla per Abbatiello e se ne va Nespolino e Arnese. Chiama la copertura Arnese su Abbatiello, passa per Riccione che gestisce in secondo tempo, palla tra i piedi di Fassina che gestisce e chiede calma ai giocatori, ai suoi giocatori. Nel vantaggio manca poco alla fine. Natale dietro per Rea, alza lo sguardo con calma, passa per D'Agosto, ancora per Rea, mezzo a campo Del Piano 1-2, tutto di prima, Russo slot di sinistra, palla in mezzo, rete di Russo, doppio vantaggio del Mignottingham, 4-2 per il Mignottingham sui Papponi. Lo Junior prende palla, gestisce per Battipaglia, verticalizzazione, ferma tutto Del Piano, viene prestato da 2, regala il pallone ad Aggravio, davanti a Fassina, rete, il gol da Aggravio, 4-3, si riapre il sogno per i Papponi di recuperare la partita, un gol Aggravio, ancora risultato di 4-3 per il Mignottingham sui Papponi, un gol di Aggravio che ha accorciato le distanze. Del Piano verticalizza per Nespolino d'esterno, cercare uno tra Russo e Arnese, Arnese prende il tiro murato da Rimongello, Nespolino protegge palla su Vigna e su Abbatiello, la perde, tiene la casacca Nespolino, Abbatiello però non si ferma, fallo di Nespolino ammonito. Perna prende palla, da fastidio Arnese, lungo perna per Abbatiello che stoppa, allarga per Battipaglia, riesce a tenerla in campo, lungo a cercare Abbatiello, Marea, spazza il pallone nel campo a 11, pallone che dopo dovrò andare a prendere io purtroppo, nel campo a 11 ribadisco, 4-3 per il Mignottimo. A spizza di testa, anticipa tutti, Fassina che commette fallo, Limongello su Fassina, finisce la partita, 4-3 Mignottingham sui Papponi.